La cultura è sorriso, la cultura è divertimento, la cultura è mille culture, come recita l'ultima parte del titolo tematico dato alla Notte Europea dei Ricercatori, edizione 2023. Un concetto ribadito al TG8 anche dal rettore dell'Università d'Annunzio, Liborio Stupia, che ha sottolineato l'importanza del sapere divertente. Ed è stata festa grande nel campus di Chieti. Una folla praticamente oceanica ha percorso in lungo e in largo gli allestimenti, sperimentato le proposte ludico-scientifiche, fino poi a radunarsi davanti al palco centrale per applaudire Vincenzo Schettini, il fisico divulgatore che piace ai giovani e che, soprattutto, li aiuta a capire, se non addirittura ad amare, una materia così complessa. Il suo segreto? La semplicità. Come si fa a far capire la fisica? Lo dica a me che non l'ho mai capita. Allora, niente, seguendo il canale YouTube La Fisica che ci piace, seguendomi, perché in fondo, senza scoprire, insomma, bisogna pensare, quando si dice la scoperta dell'acqua calda, semplicemente partendo dall'esperimento, dall'approccio semplice, dallo stupore, dallo spiegare la cosa in maniera diretta, allora tu cambi il modo di approcciare alla scienza di una persona, che può essere un bambino di 5 anni come può essere una persona di 100 anni che non ha mai fatto la scienza. E questa è la chiave, cioè semplificare. Poi, se lo studente è uno studente di scuola superiore, liceo scientifico, certamente da quel momento si inizia una sorta di riempimento, come quando si prepara una torta, non la si farcisce, ma è uno studente di liceo, allora è diverso. Ma all'inizio devi stupire, all'inizio devi semplificare, punto. E questo è top.